Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ancora a Gola Grappoli 2015, a questa seconda parte, quindi benvenuti a chi c'era già in questa nostra prima ora, benvenuti a chi si è aggiunto adesso. Quella che abbiamo ascoltato era La strada di Nino Rota e a suonarlo Federica Agostini, che ci accompagnerà con il suo sassofono per tutto questo nostro viaggio di questa sera. E per iniziarlo questo nostro viaggio mi piacerebbe raccontarvi di un tale che un giorno, parlando di calcio, anzi scrivendo di calcio, ha scritto questo. Per fortuna appare ancora sui campi di gioco, sia pure molto di rado, qualche sfacciato con la faccia sporca che esce dallo spartito e commette lo sproposito di mettere a sedere tutta la squadra avversaria, l'arbitro e il pubblico delle tribune. Per il puro piacere del corpo che si lancia contro l'avventura proibita della libertà. Questo brano è tratto da Splendori e miserie del mondo del calcio e quel tale di cui ho detto era Eduardo Galeano, indimenticabile cantore del Sud America e del pallone, che se n'è andato qualche giorno fa nella sua Montevideo. Galeano, che amava tantissimo il calcio, pur non condividendone necessariamente le derive, soprattutto degli ultimi anni, degli ultimi decenni, da maestro di giornalismo e di scrittura, sapeva perfettamente che raccontare le storie, anche quelle più piccole e all'apparenza insignificanti, significava in realtà raccontare anche la storia, quella con la S maiuscola. E allora iniziare così questa sera, oltre che doveroso e bello, mi sembrava assolutamente perfetto, perché noi faremo proprio questo, racconteremo delle storie, le storie dei mondiali di calcio, e attraverso di esse, in qualche modo, anche una fetta della storia più grande, quella del Novecento e quella della nostra società. Lo faremo lasciandoci trasportare dalla narrativa inarrivabile di un signore che direi possiamo onorarci di considerare un amico di Gola Grappoli, perché dopo averci regalato 12 mesi fa, proprio su questo palco, una bellissima serata di primavera, ha accettato il nostro invito a tornare e a raccontarci questa volta le sue storie mondiali. Ovviamente sto parlando di Federico Buffa. Ciao Federico e bentornato. Ciao. Assolutamente. Un piacere. È un onore per noi averti di nuovo qui. Senti, per rompere un po' il ghiaccio, perché siamo tutti un po' emozionati, no? Lo facciamo come si fa dalle nostre parti, e quindi con un bicchiere di vino, di buon vino del Coglio, che chiamerei Alice, che ci verserà questi due calici. Immagino che tu, come da amante del buon vino, te lo ricordi il vino del Coglio, no? Decisamente sì. Ecco, questo che assaggeremo è un friulano, dell'azienda Borgo San Daniele. A proposito, da qualche parte qui ci deve essere Alessandra, eccola lì che ringrazio. E credo sia insomma il modo migliore per iniziare questa serata. Intanto ti do appunto ancora il benvenuto qui a Cormons e insomma come ti sei trovato l'anno scorso? La stessa meravigliosa sensazione, mai eccessivi, sempre sopra un certo livello, cioè c'è un modo di far stare bene una persona che non è mai eccessivo e non scende mai sotto un certo livello. Mi sembra elegante e cortese, che mi sembra la caratteristica principale di questa parte del mondo. Perfetto, dai, allora un brindisi lo facciamo. Grazie a questa serata e a tutto questo pubblico.
Allora, per iniziare questa nostra chiacchierata, io direi di fare così. Guardiamoci un video per ricordarci un attimino a che punto eravamo rimasti 12 mesi fa, poi iniziamo a chiacchierare. Sul maracanazo. Hanno vinto 5 mondiali dopo quel mondiale, quindi evidentemente dal punto di vista tecnico il problema è stato superato. Ma c'è tanta gente in Brasile che mi dice che dal punto di vista psicologico la nazione non è mai riuscita realmente a recuperare da quel singolo momento, ovvero sia era il momento in cui dovevano mettersi sulla mappa del mondo per chi erano, per che cosa rappresentavano, cosa credevano di rappresentare, e quella sconfitta gliel'ha fatto ritardare di circa 30-40 anni. Ecco. Io non vorrei essere i giocatori della nazionale brasiliana nei 10 minuti prima di entrare in campo al Maracanã quest'anno se dovessero andare in finale, perché c'è una ciclicità nella storia, o addirittura essere quelli che perdono la partita prima di andare in finale. Siccome ci sono degli elementi perché questo succeda, mi dispiacerebbe per loro. Sì, proprio adesso che hanno probabilmente la squadra più scarsa degli ultimi 20 anni. No, voglio dire, si parla così. Super. Io penso che la loro squadra più debole che abbia vinto sia stata quella del 94 a Pasadena, come valore tecnico. Questi secondo me sono potenzialmente più forti, però penso che per loro giocare questa partita, queste due ultime partite eventuali semifinale e finale, sia veramente difficile. Allora, magari... magari dopo in separata sede mi dai qualche dritta per la schedina, perché a questo punto... Però allora ti vorrei chiedere, al di là del risultato numerico, non ti ha sorpreso più di tanto come è andata a finire al Mineirão? No, era, a parte il fatto che secondo me erano meno forti di quello che pensassi in quel momento, proprio come squadra, nel momento in cui hanno perso i due giocatori più importanti, Neymar e Thiago Silva, per quella partita contro la squadra più forte, no, sinceramente era abbastanza scontato. Magari numericamente può cambiare, ma i tedeschi tanto non si fermano, lo abbiamo scoperto anche in altre circostanze, hanno il loro modo di onorarti, è quello. E poi quando ero lì ho avuto la nettissima sensazione che ci fosse una differenza abissale tra il 1950 e il 2014, ovvero sia il pubblico del 2014 era un pubblico della media alta borghesia brasiliana che poteva permettersi di spendere i soldi per andare a vedere la partita, mentre il pubblico del Maracanã del 50 era un pubblico delle classi popolari, era veramente la torsida del pubblico brasiliano, e quindi il livello di disperazione di allora penso che non fosse neanche vagamente paragonabile a questo, perché era diversa l'emozione, e nel 50 i brasiliani erano sicuramente la squadra più forte, mentre qui probabilmente non erano nemmeno le prime tre. E poi quella partita è talmente difficile, perché finisce in 10 minuti, che non hai neanche il tempo di disperarti, soffri disperandoti gradualmente e poi capisci che non eri competitivo. Parecchi giornali brasiliani del giorno dopo sono usciti bianchi la prima pagina, cioè c'era il nome, la testata è tutto bianco, non avevano niente da dire, non volevano parlare di Mineirão, questo che è un termine che loro non utilizzano. Ancora adesso può capitarti di incontrare delle persone di 50-60 anni, anche donne, che su un piccolo incidente domestico, tipo succede un disastro, cioè si fa male qualcuno, che maracanazo. Cioè quella parola è parte della loro cultura per esprimere una situazione disastrosa e inattesa, nella lingua delle nonne che c'erano il 50, o anche dei nipoti che l'hanno sentito dire dalle nonne. Non c'è paragone possibile. E quella era un'osservazione che poteva starci, perché è emotivamente che il Brasile proprio poteva andare fuori anche col Cile, con la traversa di Piniglia, cioè sarebbe stato anche fisiologico per certi aspetti, proprio non erano in grado emotivamente di giocare lì, e la sensazione è che qualsiasi squadra possano avere a casa loro non riescono a giocare come potrebbero, perché c'è troppa emozione, è ingestibile, sinceramente ingestibile. Certo. Ecco, io partirei proprio da qui, magari da questo mondiale che non fa parte del ciclo di racconti, ovviamente, perché quello è stato fatto prima, che hai curato, però da un mondiale che hai vissuto in prima persona. Allora ti chiederei innanzitutto dal punto di vista tecnico, poi magari ti chiederò qualcosa della tua esperienza. Dal punto di vista tecnico, al di là di quel clamoroso risultato in semifinale, cosa ci ricorderemo di questo mondiale? Cosa ci porteremo dietro? Beh, ovviamente ognuno
l'ha vissuto diversamente. Io che ho avuto il privilegio di stare lì, il Sud America che passava sotto la tua finestra, cioè c'è un periodo di circa 10-15 giorni in cui Rio de Janeiro è completamente controllata da tifosi sudamericani non brasiliani che arrivano al seguito delle loro squadre. Quelli che mi hanno colpito di più, i cileni portavano un orgoglio spaventoso, anche una voglia di opporre il loro stato attuale nel contesto sudamericano, la loro crescita degli ultimi anni, la veemenza con cui adorano la loro squadra. Ed è curioso perché la partita forse più emozionante da questo punto di vista è Spagna, che li ha colonizzati, Cile, in un posto tutto rosso, con i cileni che dicono agli spagnoli: guardate che la Roja era il nome che diamo noi storicamente alla vostra squadra, dalla fine degli anni 80, inizio anni 90 avete cominciato a chiamarla così voi, e in uno stadio non loro, completamente controllato da loro, hanno preso i campioni del mondo e per circa 30 minuti non li hanno spazzati via dal campo. I cileni che tornavano da quella partita, che rioccuparono tutta Copacabana, parlavano con orgoglio, non ritenevano il risultato sorprendente e ci dicevano a tutti: la coppa se queda a chi? Cioè, magari non la vinciamo noi, ma la vince una sudamericana. E l'inizio era proprio stato così. Le sudamericane vincevano quasi sempre e anche in maniera robusta contro tutte quante. E tutti quanti pensavano alla finale Brasile-Argentina, quindi una cosa proprio tra di loro, una Coppa America con dimensione mondiale. E poi le cose sono andate diversamente e ha vinto una squadra che ha vissuto il mondiale in maniera particolarissima. Noi tante volte parliamo di come noi siamo tra di noi in difficoltà, bastano 30 chilometri e le rivalità sono sanguinose. E la Germania, per confessioni interne, ha detto: il problema fino all'edizione precedente è che tu non riuscivi a mettere i giocatori del Borussia Dortmund nella stanza di quelli del Monaco. Il Bayern e il Borussia non possono parlarsi. Quindi se, come dicevano in precedenza, adesso poi è ancora più difficile far gruppo perché i ragazzi hanno tutti altri svaghi, nel finita la parte istituzionale vanno a giocare con l'iPad, così, figurati adesso. E invece il giocatore più importante del gruppo, vale a dire Müller, uno dei più grandi giocatori viventi, insieme a una commissione di tre che hanno preso in mano la squadra, hanno preteso dalla federazione di andare in ritiro in un luogo dove ci fossero delle villette e hanno fatto loro le squadre, dicendo chi va in camera con chi, dicendo col proprio rappresentante sindacale: uno del Dortmund deve dormire per forza con uno del Bayern e così via, e creare questo piccolo ambiente. E per far vedere che non scherzava, Thomas Müller si è presentato, avendo perso una partita di golf col massaggiatore o comunque con uno dello staff di supporto fisico della squadra, ed è andato vestito da camerierina bavarese, con le treccine e la gonnellina in cuoio, a servire i compagni di squadra, compresi quelli del Dortmund. Come dire, loro hanno pensato che per vincere bisognasse fare qualche cosa che riducesse l'impatto della rivalità che c'è comunque forte tra di loro. Il Dortmund è il rivale dello Schalke per territorialità e del Bayern per tutto il resto, e anche loro, finché non hanno risolto i loro problemi interni, non sono diventati la squadra poi molto coesa che ha vinto il mondiale. Tra l'altro del carisma e del tipo di importanza che ha Thomas Müller l'abbiamo visto anche dopo la semifinale, dopo i quarti di finale vinti dal Bayern, no? Il modo in cui si è relazionato con i tifosi. Impressionante giocatore di calcio, complessivo. E ho come l'impressione che poi questo cognome ritornerà anche su altre questioni, no? Sì. Ecco. Senti, invece, della tua esperienza personale, umana e professionale in Brasile, essere nel paese del calcio durante i mondiali di calcio ed esserlo poi con la squadra di Sky, che tipo di sensazioni hai avuto, che tipo di esperienza hai vissuto? Di essere un totale neofita, di essere paracadutato in un luogo strano della mia vita, sia come luogo che come circostanze. Io non avevo visto mai una partita del mondiale, neanche Italia 90, non avevo trovato i biglietti. La prima partita che ho visto di un mondiale è stato a questo mondiale, e in più io non sono un esterno dal punto di vista di Sky, cioè non ho mai avuto una vita con un gruppo di persone affiatate come sono loro, che hanno fatto già altri mondiali, che è in gruppo, e guardavo tutto
cercando di sbagliare il meno possibile, che cosa devi dire a tavola quando ci sono tutti grandi, così, e cercavi di ascoltare e poi orientarti. È stato formativo, ho imparato tante cose, ho visto che cosa vuol dire anche la rivalità tra di loro, cosa che magari non noti quando sei a Milano, invece quando sono lì vedo che chi fa una partita e non ci va a farla magari ci soffre. Non sapevo che fosse così, immagino che sia così in tanti altri contesti, però io non lo conoscevo, e così mi sono goduto 40 giorni. L'unico problema è che ti ammali al terzo giorno, perché c'è un livello di umidità spaventoso e l'aria condizionata sempre sparata tantissimo, quindi vai in antibiotico dal quarto, quinto giorno fino al quarantesimo e ti arrangi in certe, non so neanche come sia potuto, certe volte veramente abbiamo fatto un giro della città per raccontare luoghi di Rio de Janeiro. Io quel giorno avevo 39 di febbre e avevo i brividi, non riuscivo praticamente a parlare, ci siamo veramente arrangiati e c'era il Cristone che ci guardava dall'alto, che aiutava. Poi io so che tu hai un rapporto particolare col Sud America, ti affascina particolarmente, quindi anche da questo punto di vista è stato un viaggio intrigante. Per quello che ne posso capire io, in nessun luogo della terra il calcio è percepito come viene percepito lì, è un modo di guardarlo, di vivere durante la partita diverso. Per prepararmi ero andato una settimana in Uruguay verso febbraio per cercare di vedere come potevano viverlo loro, anche in un momento in cui il loro campionato è un campionato modesto, non importa, lo vivono in un modo particolare, c'è sempre da imparare. Non so chi oggi mi ha fatto vedere una fotografia presa nello stesso luogo dove ero passato l'anno scorso, e cioè nel campo dove si giocò la prima partita del mondiale a Positos, il campo che era il Peñarol all'epoca non c'è più, e allora loro hanno ricostruito la porta in mezzo alla strada esattamente nel punto dove era allora e dove un operaio della Peugeot segnò il primo, un francese segnò il primo gol, e poi davanti a una lavanderia c'è il centro del campo. E questo io non credo in un altro posto al mondo si possa fare, perché sul marciapiede c'è proprio la porta esattamente nel punto dove era a suo tempo in uno stadio che non tornerà mai più. E questo è l'Uruguay, questo è veramente, se l'Inghilterra è la madre, loro sono il padre. Okay. Abbiamo accennato all'Uruguay, abbiamo accennato al Maracanazzo, allora iniziamo, diciamo, il nostro viaggio così alla scoperta dei mondiali che tu hai raccontato così bene. Brasile 1950. Allora, si arriva al Maracanã in quella famosa partita con Varela che dice ai suoi compagni los de afuera son de palo, quindi non esistono, no? È una delle frasi più famose, no? Dici tu, della storia, non solo del calcio, ma della storia dell'Uruguay. Però, ecco, quel mondiale lì, si ferma quella partita oppure c'è tanto altro da dire? Cioè, era un Brasile troppo sicuro di vincere, che aveva sfruttato quel mondiale per mettersi sulla mappa per scopi politici, dopo è finita come sai, finita. Io mancava 9 anni a venire al mondo, sono più che altro cose che ho letto, mi sono fatto raccontare, ho cercato di mettere assieme. Credo che sia la partita più famosa della storia del calcio, è l'unica partita che può essere descritta col nome che ha preso rispetto a dover indicare il numero dei gol segnati o delle squadre che c'erano in campo. È una partita che i brasiliani ricordano quotidianamente, è un luogo come era allora il Maracanã, perché ho fatto in tempo a vederlo nella versione originale rispetto a questo, perché questo è un normale aeroporto, cioè non puoi sapere di essere al Maracanã, potrebbe essere qualsiasi altro stadio del mondo, non ha neanche lo stesso volume d'aria che invece prima era impressionante. È presumibile che quel giorno del 50 entrarono allo stadio 225.000 persone, all'ultima finale ce n'erano 95, tutte sedute al loro posto, che salutavano la Merkel e così via. Nel 225.000 persone non si mettevano in un posto cintato dalle bighe di Costantino. 225.000 persone in uno stadio è un numero raccapricciante oggi. E i testimoni oculari mi raccontavano un sacco di storie, tipo l'ingorgo che ci fu a Rio de Janeiro quel giorno fu tale che la gente lasciò la macchina anche a 4-5 chilometri, neanche chiusa, portò via solo le chiavi e andò allo stadio a vedere la partita. I giocatori dell'Uruguay in uno stadio appena costruito, che aveva ancora delle fessure,
ricevettero dei mortaretti nel loro spogliatoio, perché i brasiliani sparavano, come succedeva a Napoli negli anni 60, che c'erano i fuochi d'artificio durante la partita. I brasiliani fino a non tanto tempo fa sparavano tantissimo alla gara, e quell'anno lì era, mi raccontava adesso un giocatore che giocò, che in alcune partite i brasiliani ti sparavano anche tra le gambe, era proprio una mezzala della Jugoslavia che perde 2-0, e quindi tu dovevi giocare con questi che ti sparavano fisicamente. Cioè si viveva in un mondo semi irripetibile che oggi non sarebbe più praticabile, che pure aveva un fascino tutto suo, e quindi quella partita resta, e quello che è stato raccontato dopo è parte della loro cultura. Arrivano fino al punto, essendo piuttosto melodrammatici, di dire che le immagini del Maracanazo equivalgono al filmato amatoriale di Zapruder del 63 a Dallas, come la singola immagine che fa dire a tutti i brasiliani che erano in vita dove erano in quel momento, un po' come facciamo noi col mondiale dell'82. Se eri vivo e lucido ti ricordi dove eri quella domenica sera. Ecco, in questo clima, in questo ambiente, in mortaletti, tutto quanto, che razza di uomo, ancora prima di giocatore, doveva essere Varela per prendere per mano in quella maniera lì? Tra l'altro bisogna sempre pensare che in quel momento era in corso il primo grande sciopero della storia del calcio, cioè i giocatori sudamericani lottavano per lo status di professionisti, ed era qualcosa che avevano creato nel corso di una specie di finale della Libertadores in singolo luogo, dove si erano andate le prime 5 squadre del Sud America. I grandi giocatori sudamericani erano in quel momento sindacalmente coinvolti, ed è il motivo per cui Di Stefano e altri vanno a giocare in Colombia, cioè in un campionato non sotto l'egida della FIFA, dove non potevano venire squalificati perché nei loro club di appartenenza la faccenda ormai si era resa troppo difficile da gestire. E Varela è uno dei principali sindacalisti di quel periodo. L'arrivo nella formazione è complicatissimo, perché era osteggiato dalla federazione per quello, ma era troppo forte per tenerlo a casa, ed è semplicemente uno dei tanti caudillos, ovvero sia dei comandanti della storia del calcio uruguascio, che sono tutti posizionati davanti, o sono uno dei due centrali difensivi o immediatamente davanti. E quindi questa lunga linea che porta da Nasazzi, cioè il primo caudicio capitano vincitore del mondiale del 30, arriva fino a lui. Per loro è normale anche nell'ultimo mondiale, il giocatore chiave, quello che ha fatto gol, gioca in quel ruolo lì, ed è quello che ha più potere sui compagni, perché nella loro tradizione calcistica il caudicio gioca in quel ruolo lì, e ogni squadra uruguascia forte lo ha avuto, e Varela è uno di quelli più raccontati. Ma come spesso succede, anche perché era un meticcio, è morto in assoluta povertà e semidimenticato, perché tutti i campioni del 50 hanno avuto un incarico immediato, perché il governo glielo doveva trovare. Chi ha diretto il casinò, come fu nel suo caso, perché uno gli dicevano, inizialmente iniziò come impiegato di alto grado, poi diventò addirittura il direttore, perché se sei un leader, sei un leader in tutte le attività della tua vita. E però, come spesso succede, viene ricordato dopo con affetto, e quindi quando giri questi mercatini di Montevideo, dove ci sono centinaia e centinaia di libri sul calcio inediti, persi, che non sapevi potessero neanche essere pensati, ne ho preso uno e me lo sono letto anche soltanto nel pomeriggio in cui l'avevo comprato, perché le storie uruguasce sono forti, arrivano anche se non riesci a proteggerti. Ok, allora Federico, visto che abbiamo parlato tanto di Brasile e di colori carioca, io direi di prendersi un attimo di fiato in musica. Facciamo un salto sulla spiaggia di Ipanema e andiamo a conoscere la ragazza cantata da Jobim e Moraes, no? Quindi Garota di Ipanema con Federica. Thank you.
ci sta, no? Direi. Ci sta, è come è considerato uno dei pezzi più suonati della storia dell'umanità. Per farvi un esempio, non so se avete visto il film del pesce rosso Nemo, quello che sicuro finisce dalla sua boccia nell'oceano. La canzone che si sente nella sala d'aspetto del dentista dove c'è Nemo è questa qua, e milioni di ascensori in giro per il mondo. Ed è una storia reale, non è una storia di fantasia. Ovvero sia, il duo, Moraes, Jumim, sì, vedono passare questa stupenda 17enne che compra le sigarette per la mamma e va in spiaggia, e la definiscono una Koschmeichling, la cosa più bella che si possa vedere. E lei è ancora in giro, ovviamente, non dico campa con le interviste, ma quasi, è ancora una signora magnifica di 70 e passa, che è il motivo dell'ispirazione di uno dei pezzi più famosi della storia. Ecco, si impara sempre qualcosa, ovviamente, quando c'è Federico Buffa. Ascolta Federico, io direi di proseguire, no? E andiamo a dare un'occhiata agli anni, ai mondiali che hanno cambiato un po' il calcio, quindi quando si parla di cambiamento bisogna per forza passare dai mitici 60 e 70. Sì. Adesso andando un po' in loop delle immagini di quei mondiali, quindi 66, 70, 74, ma visto che almeno in Europa tendenzialmente bisogna passare dall'altra parte della manica quando si parla di novità, inizierei dai mondiali del 66, che sono i mondiali del ritorno del calcio in patria, se vogliamo, oppure dell'arrivo del calcio dei mondiali in patria, perché i maestri che l'hanno inventato ci hanno messo un pochino a vincerlo, no? Allora ti chiederei, è stata veramente vera gloria fino in fondo, quella squadra era la più forte, oppure l'aver giocato sui campi di Sua Maestà ha inciso notevolmente? Sai, beh, per forza, anche perché la storia ce lo dice, non hanno mai vinto, né sono andati in finale in altri mondiali. Come sempre si fa in questi casi, si fa notare che quella squadra non ha vinto né prima né dopo, anche se sinceramente nella famosa partita citata da Bruno Pizzoli in precedenza, quella giocata a mezzogiorno, secondo me l'Inghilterra del 70 era più forte di quella del 66. In quel primo tempo giocò un calcio veramente, credo che Bruno se lo ricordi, di altissimo livello, era molto più forte quella lì. Poi in un clima, immagino, infernale, contro una rivale che penso abbia pagato tantissimo quella partita e quella dopo, sono stati rimontati. Quella del 66, secondo me, le ho viste tutte le partite perché mi piaceva guardarle con l'occhio di adesso, secondo me giocavano un buon calcio, completamente privo di fantasia. Per la prima volta gli inglesi non avevano degli esterni per saltare l'uomo reali, come avevano invece sempre giocato, e quindi Cohen e Wilson, i due esterni difensivi, accompagnavano l'azione. Era un calcio molto solido di una squadra ariosa che giocava su un campo bellissimo. Ecco, vorrei farvi notare questo particolare. Il terzo gol è dubbio, nel senso che quel pallone è entrato o non è entrato. Il quarto doveva essere annullato per forza. Ci sono quattro persone che hanno invaso il campo là in fondo. Ed è il motivo per cui il telecronista inglese, incomprensibile senza quelle immagini, dice mentre sta vedendo l'azione che ci sono delle persone in campo. E non si capisce se tu non fai vedere le immagini. Infatti la FIFA non le faceva vedere, e queste qua invece da altra angolazione fa vedere che quel gol doveva venire annullato, perché c'era un'invasione di campo praticamente. Ecco, sarebbe da letteralmente il telecronista disse: perché qualcuno pensa sia finita, riferendosi ai quattro che invadevano, gol di Hurst, e adesso è finita per davvero. Ecco, quel gol, il gol famoso, il gol non gol, sarebbe oggi al centro di occhio di Falco, Moviola. Beh, però altro, la allora cosa fantastica di allora fu che l'arbitro Dinst, che conosceva quattro lingue, non conosceva il russo, che però era l'unica lingua che Bakramov, che è l'unico guardalinio arbitro che io sappia, uno stadio intitolato a lui. E gli inglesi, quando hanno giocato lì una qualificazione per gli europei, sono andati a festeggiarlo. Indimenticabile. Indimenticabile. E però il dialogo è veramente un dialogo da avanti spettacolo, perché Dinst dice: devi dirmi che gol, e lui neanche capisce, perché se fosse stato gol sarebbe andato su con la bandiera. Per lui non è gol, in più è pessima la posizione, è al limite dell'area, anche se fosse, in ogni caso non poteva sapere se era gol o no, e questo qua lo convince sul posto. Vabbè, oh, se proprio insisti, gol. Ma che cazzo ne fa? Gol, wow, ti piace tanto, gol. Ecco, di quel mondiale al di là dell'Inghilterra, pensa oggi se dovessero conversare, cioè di quel mondiale al di là dell'Inghilterra ci sono da ricordare un paio di squadrette niente male, no? Allora c'era questa Germania di un ragazzino già padrone assoluto, ovviamente
Franz Beckenbauer, c'era il Portogallo di un certo Eusebio, che anche era una candidata al titolo, anche quella lì, se vogliamo, c'era il Brasile, l'ultimo Brasile di Pelé Garrincha insieme. Sì. Ecco, cosa possiamo dire di queste, per esempio, tre realtà qui? La partita più bella è proprio Inghilterra-Portogallo 2-1. Se pensi che Eusebio, uno è veramente dei giocatori più forti, vederlo giocare oggi ti dà ancora la sensazione del giocatore moderno, contemporaneo, di un giocatore degli anni 60. Ha perso a Wembley in anni successivi, nel 63 la Coppa dei Campioni in inferiorità numerica, nel 66 il Mondiale contro gli inglesi e nel 68 ancora la Coppa dei Campioni contro il Manchester United, e praticamente in tutte le partite o ha segnato, perché ha segnato tutte, o ha avuto la palla per vincere quando la partita era pari. E questo fenomeno, veramente fenomeno, avrebbe potuto ricambiare la storia del gioco sullo stesso campo, invece tre volte ha perso. Di tutti i giocatori di quel mondiale lì, quello che mi ha impressionato di più, a parte Pelé, che vabbè, fa un po' storia a sé, perché il dribbling di Pelé contro l'Uruguay, nella partita finita 3-1 a Guadalajara, perché originariamente l'Italia doveva giocare a Guadalajara e il Brasile doveva giocare a Città del Messico, questa partita qua, ma il sindaco di Guadalajara chiese no, dai, non ce li porterete via, e quindi si sono persi questa partita, ma hanno visto, io credo, la più grande singola azione della storia del calcio, cioè Pelé che finta Mazurkiewicz senza toccare la palla, facendosela passare di dietro, girandogli attorno, quindi vuol dire che hai un'intelligenza mostruosa, perché hai immaginato una cosa che poteva succedere 5 secondi dopo, molto prima che succedesse, e cadendo ha tirato, ma la palla è uscita di tanto così, se no lo stato del Jalisco avrebbe avuto un terremoto dei tanti che ha avuto in più, perché un gol così non si poteva mai immaginare. Ne parleremo comunque del 70, perché qualcosina c'è da dire. Concludendo il discorso sul 66, c'è da dire una parola dell'Italia, di quel famoso dentista non dentista. Mai stato dentista, esatto. Neanche odontoiatra. Esatto. E poi però ci devi raccontare di questo giallo di Pickles risolto dal commissario Pickles, no? Della Coppa Rimè che sparisce e poi riappare. Beh, la partita con la Corea è la partita più difficile da vedere, anche perché io credo che Aristide Guarneri sia stato uno dei migliori centrali difensivi della storia del calcio italiano, un giocatore di una pulizia calcistica straordinaria. Io non credo che abbia mai sbagliato un anticipo come quello dell'azione del gol di Pak Doik. Ha proprio pensato di avere quell'anticipo lì e non ce l'aveva, la palla gli va alle spalle e poi finisce come finisce. Il fatto che la Corea sia stata adottata dal pubblico di Middlesbrough quando gli inglesi nemmeno li volevano, li hanno boicottati in tutti i modi, addirittura anche alle ultime Olimpiadi a Londra hanno sbagliato l'inno nazionale mettendo quello del sud, all'epoca neanche l'avevano. In questo caso hanno messo l'inno del sud. Io che avevo volato con la nazionale coreana femminile di calcio perché venivo da Pyongyang, avevo cercato anche di avvicinare la portiera, è arrivato l'allenatore che mi ha detto in una lingua, comunque non ho capito cosa mi ha detto, ma mi ha detto non ci provare nemmeno, perché io volevo socializzare e non si può. Gli hanno messo l'inno coreano sbagliato. Credo che l'avventura della Corea al mondiale del 66 sia una delle più grandi favole sportive di tutti i tempi. E Pickles è un caso piuttosto curioso. Gli inglesi hanno avuto l'onta della Coppa Rimè rubata. La Coppa Rimè ha vissuto sotto il letto di Ottorino Barassi, presidente federale italiano, perché noi eravamo gli ultimi ad averla. E quando l'hanno portata agli inglesi è stata rubata quasi subito. E Scotland Yard brancolava letteralmente nel buio e gli inglesi ne hanno subito fatta fare un'altra, che è quella che consegnano a Moore, è il falso, non è l'originale, per evitare di perdere la fascia. Ma questo cane, questo quadrupede che sembra una specie di bracchetto di nome Pickles, un giorno fa impazzire il suo padrone che lo portava al parco a correre e abbaia più del solito, scava per terra e sotto un pino trovano la coppa. E quindi Pickles diventa il più popolare quadrupede della storia inglese ed è una star del cinema inglese. Nella spia dal naso freddo lui ha una parte da protagonista e pigliava il quadruplo degli altri cani che c'erano. Perché solo gli inglesi possono pensare a un mondo così. Certo. E muore perché allo stesso parco dove gli avevano trovato la coppa, non si sa come una vecchia signora scappa un gatto e lui, vedendo un gatto, non resiste, lo insegue. Il gatto fa quello che fa qualsiasi gatto inseguito dall'animale, va sull'albero, lui cerca di salire in un delirio di imponenza e col guinzaglio resta impiccato e muore sul posto.
Povero Pickles. Oh, Pickles. Allora, passiamo a Messico 70, no? Perché ne abbiamo parlato. Messico 70 è stato poesia ed epica. Possiamo dire la poesia del Brasile dei 5 numeri 10, sì. L'epica d'Italia e Germania 4-3. Adesso mi piacerebbe chiedere a Bruno, giocare a quell'altitudine all'epoca incideva, a parte gli orari, immagino, infernali, quei ritmi più bassi per via dell'altitudine incidevano molto sulle partite? Ma sicuramente, anche se dopo il primo periodo di acclimatamento la situazione migliorava un po', però a livello di respirazione non sei mai in chiave ottimale. Cioè, giocare a 35 gradi a 2000 metri vuol dire che i tempi di recupero di un'azione sono eterni. Poi, sai, ci sono anche le condizioni diverse a seconda delle varie zone del nord, perché anche l'altitudine è molto diversa. Toluca, per esempio, è una città che ha quasi 1000 metri più di Città del Messico, che è già a quasi 3000 metri, no? Quindi sono condizioni... Ed è lì che giochiamo con i messicani? Sì. Cioè loro hanno cercato di farci giocare dove era impossibile. E un mondiale giocato così? Anche nel secondo mondiale messicano, abbiamo giocato anche lì a Toluca. Un mondiale con una squadra di 5 numeri 10 che tratta la palla in quel modo, in un posto dove fai fatica ad aggredirli perché fai fatica a pressare, sinceramente è uno spettacolo tecnico senza uguale. È stata ritenuta la più bella squadra offensiva del mondo e sinceramente ci sono molti momenti dove giocano un calcio impensabile, mettiamola così, cioè un livello tecnico così esteso. E la cosa incredibile è che Saldagna, l'allenatore che viene licenziato perché non gradisce tanto Pelé, la vuole impostare su Stone Stone la squadra, cioè uno dei 10 che giocava col 9, diciamo così. E vedendolo giocare, devo dire, Tostão fa un'impressione anche oggi, un giocatore di un'intelligenza incredibile. Il problema è che noi giocavamo a uomo e questi avevano 5 numeri 10, vuol dire che è impossibile giocare a uomo contro 5 numeri 10 perché nessuno teneva una posizione, andavano dove volevano loro e i nostri inseguivano dei giocatori che ti portavano dove volevano. Il quarto gol, che è forse il più bello della storia del calcio brasiliano, è un gol dove veramente fanno quello che vogliono, cambiano lato finché arriva un terzino, Carlos Alberto, che non ha nessuno, che calcia di collo pieno anche perché gli salta male la palla. Un gol meraviglioso dove non abbiamo mai visto la palla, penso per una decina di passaggi. E invece, pensando invece a quello che resta soprattutto a noi italiani, Italia-Germania 4-3, si è detto di tutto e di più, invece però io voglio sapere il tuo ricordo, il ricordo di bambino. Ho ottenuto uno era giugno, quindi era più semplice ottenere dal proprio genitori il permesso per stare in piedi, e la mia ricordo personale è di un'Italia tutta sveglia, cioè la vicina con i bigodini, cioè tu vedevi le luci nella notte italiana accese per vedere questa partita, che se per caso uno aveva detto dai, la lascio lì perché comunque sono 2-1 per loro. Io ho sempre considerato mio padre un signore, ma le cose che gli sono uscite dalla bocca al gol del 2-1 dei tedeschi, cioè, papà, ma non sapevo che avessi tutta questa acrimonia dentro. Anche Albertosi deve aver detto qualcosa, credo. Sì, parole che non ci sono nella Bibbia, sì, ma infatti la cosa bellissima che Rivera dice, io ho preso la palla e si vede dall'immagine sul 3-3, me la sono fatta dare a metà campo e volevo andare in porta con la palla, poi ha visto la Wehrmacht, ha detto beh la gioco, e Boninsegna tira fuori quell'incredibile giocata sulla fascia sinistra. Ok, andiamo avanti ancora perché il ritmo qui è serrato della scaletta. Passiamo in Germania nel 74. Abbiamo parlato di rivoluzione, anni della rivoluzione, non si può non parlare dell'Olanda del 1974, l'Olanda di Johan Cruyff. Credo che sia la squadra più amata che non abbia mai vinto della storia del calcio moderno, perché un po' perché sono loro anticonformisti, un po' perché avevano dei giocatori magnifici da tutti i punti di vista. Questo signore che avete visto si chiama Taylor ed è un macellaio di Wolverhampton che ha fischiato 2 rigori in 30 minuti e non era mai stato fischiato un calcio di rigore nella storia delle finali mondiali, e da buon inglese, arrivato allo stadio olimpico di Monaco, disse: che organizzazione meravigliosa che avete voi tedeschi, noi da voi abbiamo tutto da imparare. Vi ruga mettere le bandierine nel calcio d'angolo, perché i tedeschi se le erano dimenticate. L'inglese non sa, e infatti al rigore Beckenbauer gli va di fianco e fa: lei è inglese, vero? Sì. E ne ha fischiati 2, di cui il secondo così. Questo è Paul Breitner, maoista dichiarato, che segna il gol dell'1-1.
Ecco, quell'Olanda, diciamo, è stata forse la massima espressione del calcio dei tulipani, ed è, e questo mondiale è stato forse l'ultima recita di quel gruppo dell'Ajax che fa una cosa eccezionale fino al primo minuto di quella finale, poi si rompe qualcosina. È una reunion di, di una grande band, perché Cruyff se n'era andato dall'Olanda l'anno prima e piano piano i giocatori di quell'Ajax probabilmente avrebbero vinto per altri anni la Coppa dei Campioni, che, perché allora era così, se ne andarono piano piano tutti quanti. Gli olandesi sono dei grandi commercianti e sono sensibili al fascino del fiorino convertito in qualsiasi altra. E lui è il primo giocatore moderno da questo punto di vista, perché suo suocero è il suo primo manager, e non si era pensato a una figura manageriale nella storia del calciatore, e invece Cruyff la introduce, perché il papà di, della signora che ha sposato lui era un uomo estremamente brillante da questo punto di vista. Mi ha anticipato, perché volevo portarti proprio lì. Se Best è stato forse quello che ha cambiato l'immagine del giocatore portandolo sui giornali, non solo e non tanto per ciò che faceva sul campo, ma anche per quello che faceva fuori, con Cruyff nasce il giocatore moderno, in quel senso moderno, sì. E a questo proposito, Paolo, mandaci una fotografia, perché c'è una piccola chicca, no? Allora, noi vediamo questa fotografia, è significativa, non so se si vede dalle sedie lì, ma noterete forse che Cruyff, che è il primo giocatore, il capitano, ha due righe sulla maglia, tutti gli altri ne hanno tre. Ora, guardate anche le scarpe. Esatto. Per chi non lo sapesse, le tre strisce sono il simbolo dell'Adidas. No? Allora, l'Adidas è la storia della Germania del XX secolo, perché l'Adidas è da Adolf Dassler. Adolf Dassler è originariamente una sorta di ciabattino con idee avanzate, che è quello che dà le scarpe di canguro a Jesse Owens per correre nel 1936, prima di aver fondato l'Adidas. Poi però la fonda con grande successo, diciamo, commerciale. Ma Johan Cruyff, grazie al contratto stipulato da suo suocero, è per la Puma, perché riconoscerete quella specie di onda sulla scarpa. Quindi in questa partita non solo ha la Puma, ma si è tolto una striscia. Gli altri hanno le tre strisce dell'Adidas e lui gioca con una maglia che si è fatto lui a due strisce. Questo non solo ha anticipato tanti temi del calcio mondiale per il campione che era, ma anche da questo punto di vista. Peraltro, poi, per spiegare la rivalità, la Puma era del fratello. Ci sarebbe quel dettagliuccio. Dettaglio, esatto. Altro Dassler. Esatto, invece come giocatore, come lo raccontiamo? Io credo che sia corretto ritenerlo, come è stato ritenuto, il più forte giocatore europeo del secolo, perché riprendendo l'idea di Di Stefano di un calcio senza posizione, cosa molto difficile da un punto di vista della concezione calcistica, sublimandolo con questa capacità di vedere il gioco prima che succedeva, lo ha portato in una modernità penso mai vista prima. Infatti, pur non essendo stato una persona semplice, credo anche piuttosto difficile, è uno dei calciatori che ancora a tanti anni di distanza è più riconoscibile per un pubblico che non l'ha visto, proprio perché se ne continua a parlare per via della sua modernità. Ecco, però al di là di Cruyff, che sicuramente era il diamante e la chiave di volta di tutta la squadra, quella squadra è stata forse quella che ha rivoluzionato di più il calcio, assieme a un'altra che so che, a cui tu tieni parecchio, che è l'Ungheria del 54. Sì, no? L'Ungheria del 54 è la squadra che non ho visto, che avrei di più voluto vedere. Per fortuna, per esempio, la partita di Wembley 6-3 si può vedere integralmente su YouTube ed è uno spettacolo mostruoso. Beh, guardate proprio, sono anni 70 dal look totalmente. Vedete proprio quelle pettinature lì con cui oggi fareste un po' fatica. Il blu, cioè il portiere Youngblood, era un tabaccaio comunista che non... Sono meglio quelle lì di quelle di oggi. Vabbè, però alcune sono difficili. Comunque il tabaccaio che era in porta perché Cruyff non amava uno degli altri due portieri, e questo qua aveva giocato praticamente una partita sola in nazionale e diventò il portiere che giocava al limite dell'area, cioè giocava con i piedi prima che il regolamento lo potesse soltanto concepire. E poi tanti altri, c'è Ruud Krol, che è un giocatore che a Napoli credo ricordino ancora, di un'eleganza, sono tutti veramente fortissimi. E l'ultimo a destra, quello considerato il più bello di tutti, Johan Neeskens,
Io credo sia il primo giocatore, come dicono gli inglesi, box to box della storia del calcio, cioè che salva un'azione difensiva e va a segnare 15 secondi dopo per davvero. Perché di certi giocatori lo abbiamo sentito dire, di questo qua l'abbiamo visto. Cioè si dice che anche Di Stefano facesse cose di questo tipo, cioè salvasse nella sua area e poi andasse a segnare di là. Di Valentino Mazzola si dice che facesse cose di questo genere, ma queste le hai sentite dire, di questo qua le abbiamo viste. Questo qua veramente giocava 80 metri di campo quando il calcio era già un fatto molto atletico, era di una bellezza sorprendente, era quasi schivo per quanto forte era, ed è probabilmente, a parte Johan Cruyff, che è palesemente un giocatore della storia del gioco, il più rappresentativo di questa che è stata chiamata l'Arancia Meccanica, che era un film che all'epoca aveva lasciato tante menti sconvolte, perché non eravamo pronti forse a vedere le scene che coinvolgono Andy McDowell in quel film. Ecco, però se questi signori qua, proprio come l'Ungheria, guarda caso, non hanno vinto niente, c'è di mezzo la Germania, è colpa della Germania. Questa è la parte e meno quindi, sorprendente. Esatto, e quindi ti chiederei un piccolo ritratto di uno dei colpevoli, se non il colpevole, ovvero Gerd Müller. Guarda, mi piace avere Bruno lì perché Bruno ha una memoria di calcio infinita. Ci sono dei periodi del calcio dove gli allenatori che vengono da quella zona meravigliosa del mondo che è qua dietro, cioè dal mondo balcanico o comunque dall'est Europa, cioè quindi gli slavi in senso ampio, gli ungheresi che non sono per niente slavi, che controllano la tattica e la tecnica del gioco per 50 anni, cioè i migliori allenatori che sono girati per il mondo, perché poi sono proprio gitani nel vero senso della parola, cioè vanno dappertutto, non gli interessa, si ambientano in 10 minuti, anche se parlano una lingua che di solito non è parlata nei luoghi dove vanno. E quindi devi parlare di questi qui, cioè di quelli che hanno insegnato il gioco al mondo. La tua domanda precisamente che mi hai fatto qual è? Me la ripeti, che la andiamo a sezionare? No, un breve ritratto, due parole di questo Gerd Müller che... Perfetto. Quando nel 1950 si gioca il Maracanazo, il Brasile si deve qualificare prima e batte 2-0 l'allora Jugoslavia. Nella Jugoslavia gioca una coppia di interni fantastica. Uno dei due si chiama Tchaikovsky. Questo Tchaikovsky, che era veramente una mezzala ad alto livello, è l'allenatore del Bayern Monaco quando gli fanno arrivare questo qua. E Tchaikovsky era uno di quegli allenatori che diceva: io voglio 5 davanti che calcino di destro e sinistro, che sappiano saltare l'uomo e possibilmente giochino 30 metri di campo. Gli arriva sto Bagonghi, che non era neanche un giocatore cresciuto in un vivaio di una grande squadra, perché come Thomas Müller, che sarà dal punto di vista dei gol il suo erede al Bayern Monaco, veniva dai dilettanti, cioè aveva un lavoro e poi giocava a pallone, tendeva a far gol però in Serie B. Tchaikovsky, purista, slavo del gioco, lo vede allenarsi e dice: questo nella mia squadra porta i palloni. No mister, abbia pazienza, vedrà che questo qua si ambienta, questo qua non sa fare niente. Sì, gli dicono, ma l'unica cosa che sa fare la fa benissimo, e cioè gli ultimi 8, 10, 15 massimo metri del campo, ma lì si muove con un secondo d'anticipo su tutti, e più è sgraziato con questo carrello bassissimo, più fidatevi troverà la porta. La stessa cosa che Valdano ha detto di Inzaghi. Sono 1-2 prima dell'arrivo di questi fenomeni del mondo nei gol segnati in Europa fino all'arrivo di Cristiano Ronaldo e Messi, cioè esattamente quel tipo di giocatore lì che sa fare una cosa ma avendo un secondo d'anticipo, cioè sente, vede, immagina una partita che si muove alle sue spalle e non davanti, hanno segnato gol di quel tipo lì e tutti rigorosamente rubati all'idea del difensore di anticiparli, all'idea del portiere di andare su quel palo, tutti così. Mi raccontava recentemente Andrea Pirlo, per la storia della dinastia Maldini, con un bel accento bresciano dei suoi, e lo faceva sempre, cioè Pippo Inzaghi attraversava la strada sul calcio di punizione. Alle volte dice: lo mandavo come le Madonne di prima di Zoff a Heriberto Herrera, perché a volte me le respingeva, ma se la tocca e la mette nello specchio è gol, perché il portiere, infatti il tiro di Pirlo della partita contro il Liverpool è sul palo, il portiere improvvisamente
se lo trova dall'altra parte, questo è più rubato di così, di un gol non puoi fare. E sono quei tipi di geni del male che vincono le partite. Sì, ma sai, sempre in ambito di nazionale tedesca, è un giocatore che anche se strutturalmente molto diverso rispetto a Gerd Müller, era Uwe Seeler. Anche Seeler aveva lo stesso modo così rapinoso degli ultimi mesi, che non era un grande giocatore, però un realizzatore. Però vedendo quella partita, quella del 70, che è veramente agonica, perché noi siamo al decimo e poi è di fermo, praticamente inseguiamo tutti, ogni cross che arrivava sto Seeler di testa, però la pigliava sempre lui, normotipo, e vince tutte le palle aeree della partita. Incredibile, la Germania avrà avuto 25 palle gol in quel 4-3. Allora, noi andiamo avanti, io annuncio che farò una cosa irrituale perché mi alzerò per prendere ancora un po' di vino, perché il bicchiere vuoto non si può vedere. Intanto però Federica ci riporta in Inghilterra, questa volta nel 67, perché a Liverpool c'erano quattro ragazzi che ci raccontavano la loro Penny Lane. Allora, la nostra brava Fede, brava. La nostra macchina del tempo ci porta ancora avanti, ci porta agli anni 80 e 90, quelli che sono stati segnati dal genio di un signore che, come un aquilone, e non lo dico a sproposito, ha attraversato il cielo del mondo del pallone. Vediamo un attimino un video. Lo narrò sì in diretto. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Bruno un po' diverso, Ecco Federico, questo era il barilette cosmico, l'aquilone cosmico, appunto cantato, letteralmente cantato da Victor Hugo Morales, no? Che è stato, se vogliamo, il vertice più alto di una parabola di Maradona nella storia dei mondiali, che è partita dall'82 senza incidere, possiamo dire, più di tanto, l'86 vinto da solo sostanzialmente, il 90 quasi vinto e quasi giocato in casa, però poi ci sono stati quei fischi, no? Com'era con lui quella partita lì a Napoli nel 90? Cioè, i giocatori ne parlano in maniera veramente infastiditissima. Sì, non era una bella situazione, non era un bel ambiente. Anche la finale, poi quei fischi, sai, sono stati... Tanto è vero che poi alla fine della partita venne da me José María Muñoz, che era il radiocronista dell'Argentina, e io mi permisi di chiedere scusa a nome del popolo italiano per quei fischi a Maradona, perché erano francamente
Lui poi rispose alla sua maniera con un ben pronunciato io ste tutta che insomma ci eravamo comunque meritati, però era quelle due partite lì, quella di Napoli e poi quella finale in qualche maniera insomma sono state rovinate dalla situazione ambientale che si era venuta a degenerare. Invece nel suo mondiale sudamericano, cioè il suo è una delle singole più incredibili esibizioni di sport del Novecento, penso, perché capisco giocarne bene una, ma giocarne così tante bene è difficile. Ecco, quella però ovviamente è, non è se Italia-Germania è stata considerata la partita del secolo, quello è considerato il gol del secolo. Casualmente tutte e due in Messico, casualmente, non tanto, sotto questa luce stranissima del Messico che fa brillare tutto quanto diversamente con il sole più vicino. È veramente un posto particolare del mondo. Ecco, quel gol, che naturalmente farà la storia dello sport, non credo del calcio, è irripetibile, anche perché ci vogliono gli inglesi per prenderlo. Cioè, gli inglesi lo potevano mettere giù almeno tre volte. Cioè, con noi non lo segna, ma non c'è bisogno di noi. Cioè. Invece gli inglesi hanno sempre cercato un tackle che non avevano. Però io sono convinto che il tempo non abbia linearità, il tempo ha circolarità. E mi sono permesso nella storia che doveva portare a questo di raccontare una cosa, cioè che lui questo gol l'aveva già provato agli inglesi, perché gli inglesi per tanti anni hanno avuto il vezzo di invitare la squadra campione del mondo a giocare contro di loro, e lo fecero anche con l'Argentina che vinse il mondiale del 78, che fu invitata a Wembley a giocare poco dopo, ma era già una nuova Argentina e Maradona, che non aveva giocato al mondiale del 78, è titolare dell'Argentina a Wembley e fa la stessa azione identica, soltanto che sull'uscita di Shilton tira fuori. A questo punto, tornato a casa, uno dei suoi due fratelli, Ugo e Lalo, perché il DNA fa il cazzo che gli pare, perché dalla stessa madre e lo stesso padre sono usciti Diego Armando Maradona e Ugo e Lalo Maradona, e io se fossi Ugo e Lalo qualche problema ce l'avrei, perché questi qua facevano fatica a battere il calcio d'angolo ad Ascoli, dove il fratello li aveva piazzati. Gli dice: Diego, ma la prossima volta, se mai ti dovesse ricapitare quella situazione, ma saltalo il portiere, non anticipare il tocco, lo dribbli, neanche a farlo apposta. 7 anni dopo si presenta davanti al portiere inglese in quella circostanza e naturalmente segna. Tenete presente che i due paesi non vivevano un grande rapporto all'epoca, perché arrivati a Città del Messico i giocatori argentini si sentono dire che alle Falkland è andata non male, malissimo, cosa che loro sapevano già dall'82, ma era veramente un clima difficile da questo punto di vista. Maradona non ci ha mai azzuppato dicendo: ho fatto un discorso alla squadra dicendo vendichiamo i morti, perché non credo sia il tipo per farlo. In compenso ha raccontato come fu la vigilia, che l'Argentina non aveva neanche le maglie, hanno dovuto andarle a comprare a un negozio di Città del Messico. Infatti vedete che non giocano con la tradizionale bianca-azzurra verticale, ma con questa azzurra. E la sartina ha planciato, come dicono loro, col ferro da stiro, i numeri pochi minuti prima. Cioè gli argentini sono talmente disorganizzati che si può arrivare a questo punto. E lui prende la 10, più famosa, credo, della storia, in particolare quella lì, e dice: no, no, ma io con questa camisetta, con questa maglia, gli faccio gol agli inglesi e noi vinciamo. Sicuro, e tutti andiamo, Diego, vanno allo stadio e viene fuori questa partita qua. Il commentatore Victor Hugo Morales, che non è neanche un argentino, è un uruguascio, all'epoca pesava 25 kg di più, che adesso ha perso perché per via del fumo. Cioè lui mi ha fatto vedere la sua foto di quando ha fatto questa telecronaca, quindi 1986, e c'erano 25 kg di differenza. I telecronisti mi dicono, e anche i radiocronisti, che fumare fa bene per la voce, perché adesso non so, è vero Bruno? Cioè Ciotti credo che sicuramente ti risponde di sì. Ah, non abbiamo i risultati. Aiuta la voce del cronista? La arrotonda, la grattugia, le dà... No, va bene, sono stupidate. Comunque, Victor Hugo era un fumatore all'epoca di questo gol io credo che questo gol sia il football sudamericano. Cioè, adesso abbiate pazienza, lui non può sapere che segna.
può immaginarsi una grande azione, la vede, ma le cose che dice mentre sta giocando, c'è un punto dove dice genio, 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 e poi festeggia anche perché, come vi direbbe qualsiasi telecronista di quell'epoca, aveva la fortuna di non avere il secondo, quindi poteva fare tutto quello che voleva lui, mentre in condizioni normali tutta sta poesia andrebbe persa, perché devi dire al secondo dimmi che cosa pensi, e normalmente un calciatore che dice gran gol, grazie ma lo sapevamo anche noi, invece il poeta è l'altro ovviamente, che si permette una divagazione meravigliosa. Da che pianeta vieni, aquilone atomico, come hai fatto a lasciare così tanti inglesi, e la cosa più bella è l'inizio, viva il football, cioè se hai fatto questo gol viva il football, è un'ode al gioco improvvisata, perché non può sapere che prima di quello che sta succedendo. E una sera mentre eravamo a Rio de Janeiro c'è uno dei corrispondenti di Sky che sono sul posto, perché noi eravamo a Copacabana ma il centro operativo era la barra, cioè da un'altra parte di Rio de Janeiro, irraggiungibile, 7 ore di traffico tra una e l'altra. E questo ragazzo mi fa, senti, mi hanno detto qui c'è il telecronista argentino, lo volete? Io, 0-0. A un certo punto uno dei nostri dice, ma chi è? Ma Morales. No, io non dico niente, finché lo vedo lì, parla un buonissimo italiano e sinceramente poter parlare a quest'uomo, ma poi in generale il personaggio non è soltanto un telecronista, è un periodo della storia del mondo rioplatense, cioè quindi è un uruguascio che è cresciuto a Montevideo, che si è fatto tante notti quando Montevideo era veramente divertente, che ha fumato tutto quello che si poteva fumare e bevuto tutto quello che si poteva avere, che ha vissuto 2 o 3 vite, che è un romanziere, che ama il calcio raccontato, cioè quasi se non vedessi la partita la vorresti sentire, perché quasi meglio sentita che vista, perché te la, come diceva Bruno in precedenza, è il fascino di immaginarsela, perché lui te la può far vedere anche senza che sia stata giocata, con questo modo evocativo di parlarne. E io gli posso fare una domanda e sinceramente gli ho sbroccato, io credo di essermi messo a piangere in diretta con lui, perché proprio rappresenta per me tutta la narrazione sudamericana, quella di cui avete parlato anche prima, di Galeano e degli intellettuali del Sud America, che sono i primi a sdoganare il calcio. L'intellettuale di solito, specialmente qui, ha sempre trattato il calcio con un certo distacco, mentre questi grandi scrittori, che hanno scritto anche favolosi libri di storia, sono i primi che hanno detto guarda che nel calcio c'è una poetica disarmante, che si può parlare di calcio senza bisogno di doverlo renderlo parodizzato come facciamo noi. Il calcio è la nostra vita, è il vero esperanto del mondo, è l'unica lingua che parlano tutti quanti, poi la declinano diversamente, e questo secondo me è uno dei grandi lasciti che i sudamericani hanno dato al calcio, e per me lui è l'ultimo di questi qua. Allora noi omaggiamo allora l'Argentina, Morales, Maradona, con un'altra pausa, un altro valzer, anzi in questo caso direi un tango, no? Difficile fare un tango al sax. Allora, abbiamo parlato pochino dell'Italia fino adesso, quindi spendiamoci qualche minuto. Vabbè, dai. No? Se c'è Bruno, no. No, ma sì, dai. Ascolta. No, ma no, sono a disagio, non sto scherzando, sono a disagio. Cioè, io veramente
avevo la percezione di Nozov che credo abbiano la stragrande maggioranza dei tifosi italiani, cioè la famosa battuta dov'è? Allora silenzio stampa prosegue se mandate lui a fare la... E invece ti accorgi che prima una memoria e una lucidità fuori dal comune, ricorda gli episodi Sivori devono essere degli anni 60, si ricorda ogni particolare, e poi ha un modo del calcio di allora di raccontarli, cioè disincantato e sofferto nello stesso tempo. Io sono rimasto entusiasta. È uno che calibra molto i suoi interventi a seconda degli interlocutori e dei luoghi in cui si trova, perché se si trova in una situazione in cui non si sente a proprio agio, allora precipita nei silenzi tradizionali, altrimenti... Qui decisamente era a suo agio. Allora, io direi, siccome Italia-Germania 4-3 a parte e prima del 2006 ci sono questi due mondiali dell'82 e del 90 in particolare che sono nel cuore di tutti noi italiani, vediamo un attimino un video che ci tira su un po' di emozioni. Eravamo 34 quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me, e mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa rabbia che mi porta via, sta crescendo. Seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Sta crescendo come il vento questa vita tua, sta crescendo questa rabbia che ti porta via, sta crescendo. L'estate nell'aria, brindiamo alla maturità. L'Europa è lontana, partiamo, viva la libertà. Tu come stai? Ragazzo dell'86, coraggio di quei giorni. Allora,
Federico, tanta roba. Direi che con tutto il rispetto per la giovane, fresca e sfortunata Italia del 90, dobbiamo spendere due parole soprattutto un attimo per l'82, il mondiale. Guarda, per esilarante che sia stata la conversazione dell'ora precedente, perché ci sono dei momenti veramente comici, la cosa che mi ha colpito di più è quando Bruno ha detto sì, perché un po' mi è dispiaciuto, cioè adesso al di là di quella difficile uscita sulla bellezza del Golfo e del Vesuvio, era come, e come faccio adesso, e come glielo dico agli italiani che abbiamo perso un mondiale che non potevamo perdere, perché credo che il clima dell'Olimpico di quei giorni sia stato semi-irripetibile nella storia italiana. Cioè sembra che ogni italiano avesse una bandiera quel giorno lì, cioè la squadra veniva portata a braccio. Un coinvolgimento generale, una situazione, è stata definita quella lì, il periodo delle notti magiche, no? Effettivamente c'era una percezione del tutto particolare, che come per incanto si è spezzata quando abbiamo dovuto andare a Napoli. Quindi gli inglesi si erano fatti spostare la sede dove avrebbe dovuto giocare la loro nazionale quando hanno vinto i mondiali. E da qualche anno, cioè, a Wembley si bisogna giocarle tutte a Wembley, certo, ovviamente. E invece lì avremmo dovuto giocare sempre a... Pensate che il Brasile quest'anno al Maracanã non ha mai giocato. Poteva giocare solo la finale perché come allora volevano fare una cosa per tutti quanti, cioè un mondiale per tutti gli stati. Credo che sia l'unico paese che possa organizzare l'Olimpiade o un mondiale in cui tu non puoi andare dalla capitale a una delle città. Cioè per andare a Manaus via terra non si può andarci. Ci devi andare o dal Rio delle Amazzoni partendo dal Perù o ci voli. Un po' anacronistica come cosa, però il Brasile voleva far creare, mentre allora si giocò soltanto in 4 o 5 stadi, volevano giocare dappertutto, e il Brasile non ha mai giocato a Maracanã. Io credo che, adesso non mi posso paragonare a lui, però che ci sia una certa pruderia a parlare dell'Italia. Si fa certe volte, soprattutto se hai una, non lo so, è difficile, io non amo il tifo proprio slabbrato. Quando gioca la nazionale è l'unico momento unificante, sì, del tifo italiano, però come connotazione particolare ha quella del tifo contro, no? E quindi anche nel rispetto nei confronti della nazionale c'è una determinata frangia, perché che so io, ci sono troppi giocatori della Juventus, sì, sì, via dicendo. Però come facevi riferimento tu, in Germania guarda che la situazione è completamente così. In altri paesi, tu pensa quanti giocatori straordinari, ma autentici talenti, ha sfornato l'area dell'ex Jugoslavia. Sì. Non hanno mai vinto niente perché non possono stare assieme, non riescono a stare più di 2-3 giorni assieme. No? E la Spagna a lungo ha vissuto lo stesso problema. Ecco, tanto premesso, io ho preso, quando l'ho dovuta raccontare, la storia del 1982 con molta difficoltà, io non la volevo raccontare, però l'azienda ti dice quello lì è un mondiale troppo importante, come facciamo a saltarlo, così. E invece quando ci sono finito dentro mi sono emozionato come un bimbo, non sapevo veramente cosa fare. Allora io ho provato a fare una cosa, ho chiesto a un amico se mi metteva in contatto con quello che secondo me era il giocatore che all'epoca mi aveva emozionato di più. Io considero Tardelli il miglior centrocampista che abbia visto nella storia del calcio italiano, ma quei 20 giorni di Bruno Conti sono semi-irripetibili, cioè ha giocato un calcio di un'ispirazione monumentale. E allora un mio amico mi ha trovato un contatto e ho avuto Bruno Conti al telefono, e quindi nella storia di Bruno Conti c'erano tanti di questi momenti. Bruno Conti che mi dice: guardate, eravamo nelle stanze, abbiamo sentito però i giornalisti che con Berzot erano molto aggressivi, gli facevano delle domande proprio poco urbane, e a quel punto io e gli altri che contavano nella squadra siamo andati dal mister e gli abbiamo detto: da adesso non parliamo più perché noi vogliamo stare con lei, facciamo gruppo. E chiaramente va il capitano che avete visto un paio d'ore fa andare. Ma è tutta la storia. È tutta la storia che è incredibile, perché i 3 gol di Paolo Rossi non sono stati segnati in quel momento, sono stati segnati da Enzo Berzot prima. Paolo Rossi è squalificato per lo scandalo delle scommesse e sta giocando con le riserve della Juventus in primavera mentre si allena la prima squadra dall'altra parte.
Berzotto è lì perché il giorno dopo gioca la nazionale italiana a Torino e lui va da Paolo Rossi e gli dice: guarda che tu sei il mio centravanti l'anno prossimo. E lo guarda con questi fianchi matronali e uno scatto ormai rispetto al grande Paolo prima delle scandalo scommesse diversi. Lui dice: ma no, guarda, io la ringrazio, le voglio bene, sa quanto la stimo. No, 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 io ti aspetto sino all'ultimo giorno. E lo aspetta sino all'ultimo giorno. Tutta Italia chiedeva Pruzzo. Pruzzo faceva gol ogni domenica per la Roma e lui va col suo uomo perché si fida del suo uomo, che era quello che aveva avuto a Argentina 78, e va contro tutti. E Paolo Rossi non vede la palla nelle prime tre partite o quasi, è sconsolato, me l'ha raccontato lui, con una scarpa sola è nello spogliatoio dell'Italia dopo la partita giocata malissimo col Perù, e Berzotti gli torna in spogliatoio e gli dice: fatti trovare con due scarpe alla prossima, perché giochi tu, e la prossima praticamente è Italia-Argentina 2-1 e poi quella dopo è quella col Brasile dei tre gol. Cioè è una storia che assomiglia a una favola, sinceramente. Ci sono tanti tasselli incredibili che si mettono assieme per una partita che secondo me è quella più facile in cui ognuno di voi più o meno sa dove era quel giorno lì. È una pagina della nostra storia. Quando ci sono finito in mezzo mi sono un po' vergognato della pruderia con cui mi c'ero avvicinato, perché non mi piace troppo parlare d'Italia, invece sono finito in mezzo, ho sentito Bruno che la raccontava in quel modo, la vedova Scirea che mi raccontava come lei e la signora Zoff avevano il loro rito scaramantico di prosciutto e melone, ne compravano 100 volte più di quello che dovevano mangiare perché serviva per togliersi il nervoso. La signora Zoff tagliava meloni per Alice nel Paese Meraviglie, per una cena che non c'era, erano loro due e tagliavano meloni per 15, ma era il modo con cui la signora Zoff toglieva la tensione. E la signora Scirea aveva sempre le valigie perché il marito diceva: andiamo fuori, tienle pronte. Lei ogni giorno faceva una valigia più grande, che poi gli Scirea andavano a Diano Marina, sono 1:20 da Torino, non era sto gran viaggio, andavano alle Maldive perché avevano quella semplicità di altri tempi, e lei ogni giorno faceva una valigia più grande perché la scaramanzia era diventata quella. Mi piaceva quasi più raccontarla per quelli che erano di qua che per quelli che la giocavano, che poi la giocarono così. Io sono convinto che Berzotto abbia detto ai suoi la stessa cosa che Mourinho ha detto prima della partita del triplete dell'Inter al Bernabeu, che è lo stesso stadio dove si è giocata la partita. Li guarda e gli dice: voi oggi non perdereste con nessuno, andate in campo e vincete, perché la Germania ne aveva un po' poco, perché ancora una volta abbiamo la fortuna di incontrarli dopo una semifinale agonica. Il mondiale è stato vinto nelle partite con l'Argentina e con il Brasile. Dopo non c'era più corsa, lì non aveva nessun tipo di dubbio. Il dubbio che a quel punto vinciamo noi, anche perché c'era una situazione particolare, oltre che di carattere emotivo, di convincimento, di autostima. Gli italiani erano quelli che stavano meglio, perché conta nelle grandi competizioni internazionali e mondiali molto il fattore ambientale, e lì Italia e Polonia avevano fatto il girone eliminatorio, quello delle grandi polemiche, del silenzio stampa, del giocate male, tornate a casa, a Vigo, dove alla sera dovevi andare a dormire con la copertina perché faceva freddo. Io che avevo fatto tutto il resto, dico, ti garantisco che alle 9 di sera, quando cominciavano le partite, c'erano 42 gradi. Era un problema solo attraversare la strada. Tant'è vero che poi, alla fine, le due squadre che sembravano più scassate all'inizio, Italia e Polonia, sono andate avanti fino, se non giocava alla semifinale Italia-Polonia, andavano in finale quelle due lì, perché erano le uniche due squadre che stavano ancora in piedi. La Germania, per di più, oltre ad aver avuto una situazione più pesante ambientalmente, veniva da una semifinale terrificante con la Francia, no? Ai supplementari, giocata a Siviglia. Bellissima, complicatissima. Una partita di una bellezza straordinaria, ma finita dopo 120 minuti con i giocatori. Bisognava andare a raccoglierli col cucchiaino. Per punirmi ulteriormente per la pruderia che avevo eccessiva nei confronti di questa storia, che non sapevo proprio come abbracciare, è arrivato il messaggio che più mi ha colpito nella mia vita telefonica, e quindi ho trattenuto nel mio Nokia a legna. Cioè, sto tornando dallo studio di Copacabana, cioè è una grande conchiglia Copacabana. Il nostro studio era
da una parte della conchiglia e l'albergo era dall'altra. Normalmente avevi il tuo pulmino, però ci sono dei giorni in cui hai voglia di farla a piedi. E a un certo punto mi trilla da messaggio il cellulare. Ciao Federico, sono Marco Tardelli, io già stato ritirato su quei sali. Mi ha dato il tuo numero Paolo Rossi. Volevo ringraziarti per l'emozione che mi ha dato nel raccontare il nostro 1982. L'ho visto in ritardo perché non vivo in Italia. Grazie. E io però ci ho messo 2 ore a fare i prossimi 250 metri che mi separavano dall'albergo. Perché è vero che è Bruno Conti il giocatore che proprio, se hai mai giocato a pallone un secondo, vorresti fare 10 minuti di una delle sue partite. Ma Tardelli in quel mondiale è un giocatore che è Neskens rivisitato. E quel suo gol, che lui aveva anche già festeggiato così nella sua carriera, e credo che il gol che forse è più facile da ricordare degli ultimi anni della nostra storia, e lui che ti scrive, tu sei a Copacabana, insomma in quel momento lì ho pensato che ne avevo già avuti tanti di privilegi, ma questo era un po' sopra la media. Federico, allora con Tardelli e come Tardelli corriamo verso la fine del millennio. Il calcio che si affaccia a quello nuovo di millennio è quello di Francia 98. È stato, doveva essere il mondiale di Ronaldo e del suo Brasile, è stato sicuramente quello della Francia e del suo condottiero berbero, Zinedine Zidane, ed è stato anche quello tra le tante storie di un altro numero 10, quello della piccola grande Croazia, Zvonimir Boban. Raccontaci un po' questi tre uomini. È molto semplice l'ultima parte. La primavera scorsa, quando venni qui, non c'era solo Bruno, c'era Sergio Taucher, e se Dio vuole dopo siamo andati a mangiare e a bere qualcosina in un posto qua vicino. E io mi sono messo lì, mi sono messo con le gambe conserte e ho ascoltato questo intellettuale mitteleuropeo, che per motivi diversi fa anche il telecronista, ma è un intellettuale mitteleuropeo, che raccontava storie di questo mondo che è ancora una volta qua dietro, ma per certi versi bisogna spiegarlo, e io ho semplicemente preso tutto quello che lui ha detto, col permesso, e l'ho riraccontato nel corso di una puntata che poi è diventata anche, credo, questo libro. E per me quindi non è che piacere tornare, no, un'intera storia io la devo a essere venuto qua l'anno scorso, perché lui ha raccontato come può fare soltanto uno slavo e che conosce molto bene l'Italia, esattamente tutto quello che serviva per raccontarla con una prospettiva diversa. Quindi Boban era il finale di una storia che io ho ascoltato qua. E il fatto dei due grandi protagonisti del mondiale, cioè di Zidane e Ronaldo, secondo me andava raccontata con l'ultimo episodio, cioè diventano compagni di squadra al Real Madrid successivamente, ma quando Ronaldo ha quello che sembra essere l'ultimo suo infortunio, quello proprio finale, il penultimo all'Inter, e viene ricoverato dal medico francese che l'aveva ancora, il professor Saillant, che operava a Parigi, la sua addetta stampa di quando era al Barcellona e un suo amico, quello che lo segue col Brasile, lo proteggono da tutti i visitatori. Arriva il figlio di Gheddafi, quello che giocava al Perugia, col tono, dire sono il Gheddafi, mi portate, adesso devo salutare Ronaldo, e dico abbia pazienza Ronnie, riposa, non credo sia il momento, così. E poi arriva umilissimo questo signore col cesto di frutta, coi datteri della sua cultura, e chiede questi per, non chiede di vederlo, gli chiede per favore potreste portarli a Ronaldo, e naturalmente Pitta e la signora che sono davanti alla porta gli dicono ma secondo me Ronnie potrebbe anche far piacere se lo va a trovare. No, non credo. Io penso proprio di sì, e Zinedine Zidane con i datteri entra e li porta di persona a Nazario Dallim, il quale in una situazione difficile prende forza perché è una persona che con lui aveva vissuto quel momento particolare di essere uno contro l'altro in una finale dove il Brasile era più forte ma non poteva vincere, dove lui ha avuto ogni tipo di problema, perché poi anche i giocatori che erano con lui in quei giorni raccontano delle versioni contrapposte. La più sincera mi sembra quella di Roberto Carlos, che è nella stanza di fianco, che dice io credevo fosse morto, perché lo vedono con la lingua rovesciata in una situazione di epilessia, probabilmente con la bava alla bocca. In quel momento lì i calciatori non sono abituati a toccare un uomo in quelle condizioni. Arriva il medico, qualcosa fanno,
lo portano a Parigi, gli fanno un controllo, lo rimettono sul pullman, lo riportano al ritiro. E cosa sia successo in quelle ore lì, perché lo abbiano fatto giocare, è tutto un mistero, sono mille supposizioni. Di fatto è entrata la controfigura in campo a quella partita, la Francia li spazza via, vince finalmente il suo mondiale, ma la scena di loro due che si rivedono in quella circostanza, con Zidane che onora la sua cultura, che è quindi di portare la frutta, i datteri, a uno che non sta bene, per me era più bella della storia del mondiale in sé, cioè due grandissimi campioni che si trattano per quelli che sono e con la decenza e l'umiltà di quello che ha vinto di omaggiare quello che ha perso e che probabilmente se fosse stato nelle condizioni di competere avrebbe vinto. Ecco, secondo me il calcio sa essere meraviglioso proprio perché ci sono dei momenti in cui i campioni sono come noi o quello che noi forse dovremmo essere, e io chiuderei qua. E siccome poi appunto il cerchio si chiude, probabilmente l'immagine di quel Ronaldo che scende la scaletta dell'aereo come uno zombie sostanzialmente è l'immagine più brutta nella storia brasiliana, assieme a quella che abbiamo detto, quindi il maracanazzo e forse il mineirazzo. Hai un commento musicale, Fede, per questa? No, sì, okay. sì, ce l'abbiamo più o meno, perché Federica ci riporta con la mente a Parigi, non necessariamente a quella del 98, con la classica delle canzoni, quindi l'indimenticabile La Vie en Rose di Edith Piaf. Fede, allora noi siamo al sipario e siccome abbiamo voluto rendere questa serata un po' teatrale, così chiudiamo come si fa a teatro. Io chiamerei, oltre a ringraziarti per l'ennesima volta, a ringraziare Federica per il suo accompagnamento musicale, io chiamerei sul palco chi ha reso possibile però tutta questa serata, quindi gli organizzatori. Quindi chiamo Matteo, chiamo Massimo, chiamo Gigi e chiamo Paolo, a cui va il vostro applauso. C'è anche Francesco Pira che ha seguito la prima parte a serata, e poi chiamo le autorità, quindi tutte le autorità, a partire dal sindaco Patata, all'assessore Cattarin e a tutti gli altri che sono in sala. Adesso io non riesco a vederli tutti da qui, però chi ha piacere di salire a fare un brindisi con noi lo aspettiamo volentieri. Chiamerei anche l'amico del consorzio Vini Oltre Po Pavese, Emanuele Bottiroli. Ci stiamo tutti. E poi Bruno Pizzul, ovviamente. Chiamo chi ha dato un contributo fondamentale a questa serata, quindi il presidente di Ilcam, Pierluigi Giamò, e il direttore commerciale di Cirfood, Luca Soleni, e Alessandra Mauri di Borgo San Daniele, oltre a un rappresentante, se c'è in sala credo di sì, della BCC di Manzano. Venite tutti qui e facciamo un brindisi finale. E io vi ringrazio ancora per essere stati presenti qui. Due notizie da dare. Sì, do il microfono un attimino. Udinese 2, Milan 1. E, sì, finita. E i Pozzo sono fortunati oggi perché il Watford è andato in Premier League. Evviva! Non tanto per Federico che... No? Grazie a tutti di nuovo.